iniziamo la tavola rotonda che prevede dal titolo La nuova contrattazione collettiva, il ruolo delle regioni. Ricordo che questo seminario è il primo seminario dedicato ai 40 anni della conferenza delle regioni, è il primo del 2021 e iniziamo proprio con un titolo importante che è Regioni più efficienti verso una nuova contrattazione. Peraltro oggi, insomma, si è insediato ieri in realtà il nuovo ministro della pubblica amministrazione, l'onorevole Renato Brunetta, quindi sicuramente i prossimi giorni saranno giorni importanti, densi di novità. A questa tavola rotonda partecipano Antonio Bartolini, professore ordinario di diritto amministrativo, consigliere del consiglio direttivo di ARAN su nomina delle regioni, già assessore regionale e ovviamente componente storico della conferenza, dico io, delle regioni. Il presidente del comitato di settore Regioni Sanità, l'assessore Davide Carlo Caparini, nonché coordinatore della commissione affari finanziari della conferenza delle regioni, il presidente dell'ARAN Antonio Naddeo, che non ha bisogno di presentazioni, ma insomma col quale lavoriamo da tantissimi anni nei ruoli che Antonio ha ricoperto nella pubblica amministrazione, il dottor Valerio Talamo, direttore dell'ufficio della contrattazione collettiva del Dipartimento della Funzione Pubblica e l'onorevole Antonio Viscomi, componente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, già coordinatore della Commissione Affari Istituzionali della Conferenza delle Regioni, mi piace ricordare nei suoi tanti ruoli, nonché quello di professore ordinario di diritto del lavoro, anche quello di nostro ex coordinatore della Commissione Affari Istituzionali. Io inserirei subito la tavola rotonda, cedendo immediatamente la parola al presidente del comitato di settore, Davide Carlo Caparini. Grazie Alessia, approfitto subito per ringraziare il parterre royale che si è riuscita a creare in questo webinar. Saluto tutti. Una breve introduzione, perché siamo a 20 anni dal decreto legislativo 165 del 2001 che ha fissato le norme generali sull'ordinamento del lavoro e anche quelle di disciplina dei pubblici uffici del lavoro nella pubblica amministrazione. È un dato di fatto e credo che tutti concordiamo che è stata introdotta una profonda innovazione sia culturale che anche giuridica nel modo di intendere la contrattazione collettiva. È stata definita la separazione tra le materie riservate alla legge e agli atti unilaterali della pubblica amministrazione e quelle invece assoggettate alla disciplina privatistica. È stato anche ampliato alla contrattazione collettiva e la semplificazione della procedura con cui ARAN è delegata a rappresentare la pubblica amministrazione e anche la novità dell'istituzione dei comitati di settore con le rappresentanze della pubblica amministrazione che inviano atti di indirizzo per la contrattazione collettiva. Un quadro poi su cui si è inserito la riforma Brunetta che salutiamo, a cui auguro il massimo dei risultati possibili conseguibili nel corso del suo incarico, che ha unificato i comitati di settore nell'ambito della conferenza delle regioni, che esercita quindi poteri di indirizzo sia per le regioni, gli enti e le amministrazioni del sistema sanitario nazionale, quindi è luogo di sintesi delle istanze che richiedevano rispetto alle competenze dell'articolo 117 della Costituzione. Quindi la possibilità per i comitati di designare rappresentanti in grado di assistere ARAN nello svolgimento delle trattative, quindi la creazione di una sinergia tecnico e politica che ci ha consentito di concludere 4 importanti contratti, designando il nostro rappresentante, il professore Bartolini, che ringrazio per il lavoro che ha sempre svolto e la qualità, la competenza con cui è stato svolto. La contrattazione collettiva relativa al personale del Sistema Sanitario Nazionale del 2016-2018
quindi si è collegata in uno scenario per cui c'è stato il superamento del blocco della fase negoziale, però era sempre rimasto caratterizzato dal permanere di pesanti vincoli. La spesa complessiva del personale, ne ho parlato anche prima, l'ammontare delle risorse, dei fondi contrattuali di finanziamento del trattamento economico accessorio. È un dato di fatto che ci siano stati dei passi in avanti, anche coraggiosi, verso una maggiore flessibilità, e l'abbiamo trovati nel decreto Calabria, e anche interventi normativi in favore della stabilizzazione dei rapporti di lavoro finalizzati alla riduzione del precariato. Però rimangono la persistenza dei vincoli di spesa, soprattutto nel contesto emergenziale, li abbiamo subiti. Io cito per esempio mi svesto del panno di coordinatore del comitato di settore e mi metto in quelli di assessore al bilancio di Regione Lombardia. Noi abbiamo voluto in fase emergenziale riconoscere ai nostri operatori sanitari un bonus, andando ad utilizzare la norma nazionale, che alla fine non c'è stato riconosciuto a valere sul Fondo Sanitario Nazionale. Quindi i nostri 83 milioni in aggiunta a quelli previsti dalla norma statale li abbiamo dovuti corrispondere a valere sul bilancio regionale. Quindi potete immaginare lo sforzo che ci è stato chiesto, laddove le premesse erano di tutt'altra natura. Oppure l'emendamento che come comitato delle regioni, sia la Commissione Sanità sia quella finanza che mi pregio di presiedere, abbiamo a tambur battente proposto, ovvero quello della flessibilizzazione delle risorse con un superamento della logica dei silos per quanto riguarda le poste della sanità, che evidentemente non trova la sensibilità del MEF, anzi è sempre più osteggiato. E quindi in questo contesto la stagione dei rinnovi contrattuali, anche su impulso delle regioni e del supporto, come dicevo prima, di Arian, si è mosso su quattro direttrici di fondo: il completamento del percorso di valorizzazione delle professioni sanitarie, anche attraverso una nuova disciplina degli incarichi di funzione, l'orientamento delle scelte di allocazione delle diverse risorse economiche disponibili, con una particolare attenzione al personale più giovane, tema che diventa strategico per la tenuta di tutto il sistema sanitario nazionale, l'introduzione di tutele più avanzate per i dipendenti assunti con tipologie contrattuali flessibili, oltre che la valorizzazione, anche attraverso il rinvio a livello del confronto regionale, delle politiche di stabilizzazione del personale precario, e la semplificazione delle regole contrattuali e quindi degli adempimenti applicativi aziendali, nonché anche la razionalizzazione delle regole che governano le relazioni sindacali, anche attraverso il rafforzamento del ruolo delle regioni e della definizione delle linee guida. Tutto questo è il quadro in cui si inserisce la contrattazione collettiva del futuro. Io credo che la strada che abbiamo imboccato e che in questi anni di mia esperienza come coordinatore, come presidente del comitato settori, regioni, sanità, mi fa dire che è necessario oggi fare un salto di qualità e in una prospettiva diversa per quanto riguarda prima di tutto l'autonomia. Cioè noi dobbiamo
fare sì che gli interventi, le valutazioni del governo sull'atto di indirizzo del comitato di settore sia limitata ai soli aspetti che riguardano la compatibilità con le linee di politica economico e finanziaria nazionale e non anche rivolta, come in passato è accaduto, su aspetti che riguardano la simmetria con altri contratti collettivi della pubblica amministrazione. E secondo, io credo che sia necessario rafforzare, intensificare il nostro impegno alla semplificazione, con particolare riferimento all'istituto del trattamento economico accessorio e le loro fonti di finanziamento, introducendo forme di finanziamento che siano basate esclusivamente sul principio della sostenibilità finanziaria, che sono già stati introdotti peraltro nei regimi assunzionali delle regioni e province del comune. Quindi le direttrici future per la prossima stagione contrattuale devono essere improntate, tenendo conto delle esperienze maturate, tenendo conto del lavoro sinora svolto, all'autonomia, alla semplificazione, alla valorizzazione del merito, al rafforzamento del sistema degli incarichi, avendo ovviamente sempre come quadro di riferimento l'esclusività del rapporto e la garanzia dei LEA, per quanto riguarda ovviamente l'area sanitaria. Per quanto invece riguarda i modelli di organizzazione del nostro del lavoro, io credo che sia necessario migliorare la struttura organizzativa e conseguentemente una corretta gestione delle risorse umane, perché la nuova normalità ha introdotto evidentemente dei nuovi modelli di lavoro, sia nel rapporto di istituti giuridici e contrattuali che consentono quindi di agire sulle leve innovative. Sappiamo tutti che lo smart working, il co-working, il potenziamento del digitale, tutto ciò che ha mutato e anche profondamente il lavoro nella pubblica amministrazione in questo ormai anno di esperienza emergenziale deve essere, ha introdotto anche e sarà in futuro una modalità organizzativa da cui sarà difficile, se non impossibile, prescindere. E quindi è fondamentale riorganizzare il lavoro all'interno delle pubbliche amministrazioni tenendo conto di questi nuovi modelli organizzativi, quindi i modelli organizzativi più adeguati, la cui attuazione in sede di contrattazione diventa imprescindibile, cioè è un dato di fatto che su questo noi dobbiamo accentrare, concentrare la nostra attenzione. Concludo, l'immediato futuro evidentemente ci riserva delle sfide importantissime, abbiamo dato prova e ci è stato riconosciuto ed è giusto tenerne atto, prenderne atto, un grandissimo sforzo e un ottimo output, un ottimo risultato in questi anni di lavoro. Abbiamo dato corso abbiamo realizzato quello che i decreti legislativi che citavo in premessa 20 anni fa si erano proposti di realizzare. È stato un percorso lungo, difficile, molto impegnativo, che ora sta dando i suoi frutti. Abbiamo mutuato delle esperienze che poi saranno anche oggetto di ulteriori, mi auguro, riforme anche dal punto di vista normativo, anche dal punto di vista regolamentare.
è un dato di fatto che il lavoro sinergico che siamo riusciti a realizzare ha dato i suoi frutti, e sono convinto che questo sia il metodo, e questo webinar lo testimonia, lo dimostra, questo metodo sia il metodo vincente per poter sempre più migliorare le performance della pubblica amministrazione, sia quello che ci consenta anche di meglio tutelare quelle che sono la qualità del lavoro e anche i diritti di tutti coloro che si impegnano per la pubblica amministrazione. Grazie a tutti, grazie Alessia. Grazie, grazie Presidente, hai sintetizzato proprio, diciamo, soprattutto in quest'ultima parte, quando appunto hai richiamato l'importanza della concertazione, proprio della valorizzare la collaborazione interistituzionale. Da questo io introdurrei il secondo intervento, che è quello del dottor Talamo, direttore delle relazioni sindacali di Funzione Pubblica. Prego, Valerio. Grazie, non so se mi sentite. Benissimo, benissimo. Perfetto, perfetto, perfetto. Intanto un ringraziamento per avermi voluto a questo incontro, e tanti complimenti all'organizzatore. Noi sappiamo che il lavoro pubblico è una zona ad alta tensione dinamica, per cui c'è sempre bisogno ogni tanto di misurarne la temperatura, con approfondimenti tematici per verificare lo stato dell'arte, per intuire delle traiettorie e orientarne lo svolgimento, perché sappiamo che sul lavoro pubblico ormai incidono più diritti, accanto e sopra la legge nazionale, i contratti collettivi, pesano l'ordinamento comunitario e le leggi regionali, per cui c'è sempre il rischio di una frizione e rifrazione fra norme, ed è sempre necessario ogni tanto fermarsi a riflettere. Ecco, io al contributo, alla mia riflessione, per il contributo a questa riflessione, io dismetto un attimo i panni del burocrate, dell'appartenente a un'amministrazione pubblica, per assumere quelli dello studioso, per fare appunto un'analisi di scenario. Oggi si parla per lo più del contratto collettivo della dirigenza, stipulato il 17 dicembre 2020, che riguarda il periodo contrattuale 2016-2018. Quindi una prima osservazione quasi scontata riguarda la tempistica, una tempistica che evidenzia uno sfasamento fra triennio contrattuale di riferimento e stipula del contratto collettivo. Il contratto collettivo nasce già scaduto, per così dire. Una seconda considerazione agganciata alla prima: il triennio che dovrebbe essere in corso 2019-2021 ha visto l'appostamento progressivo di risorse. Le risorse si sono stratificate, si è andato per accumulazione. Complessivamente sono disponibili circa 3 miliardi e 700 milioni, che diventano quasi 7 se si aggiungono quelli a carico delle amministrazioni diverse dallo Stato. Come sapete, lo Stato, cioè la legge di bilancio, interviene solo allocando le risorse per le amministrazioni dello Stato, mentre le amministrazioni diverse dallo Stato provvedono direttamente sulla base dei medesimi criteri. Bene, queste risorse sono però giudicate insufficienti dalla controparte sindacale, non c'è accordo. Quindi la seconda considerazione tautologica è che lo sfasamento temporale fra stipulazione e triennio contrattuale di riferimento si è già cronicizzato, evidenziando, seppure in un contesto profondamente diverso, come dirò tra poco, uno dei principali cause di ineffettività della contrattazione collettiva del secolo scorso. Le risorse attuali, tuttavia, sono superiori rispetto a quelle che hanno permesso la stipulazione del contratto collettivo 2016-2018. Ricordiamo brevemente la storia. Quando la contrattazione collettiva venne intercettata dalla grande crisi degli anni del primo decennio del secolo, prima la crisi Lehman Brothers e poi quella della cosiddetta dello spread,
La contrattazione collettiva subì una moratoria quinquennale, dopodiché da far apripista la nuova tornata ci fu la famosa sentenza della Corte Costituzionale con la quale si ordinò al governo di riavviare l'ordinaria dialettica contrattuale. Eravamo nel 2015. Le risorse sono andate anche in quell'occasione accumulandosi. La prima legge di bilancio prevedeva, quella per il 2016, una allocazione di soli 10 euro pro capite, funzionali solo alla mera ottemperanza della sentenza della Corte Costituzionale. Queste risorse diventarono 45 l'anno dopo, per arrivare poi agli 85 euro medi lordi complessivi definiti a seguito dell'accordo con le parti sociali del novembre 2016, che corrispondono in media a un 3,48 complessivo. Bene, attualmente le risorse corrispondono di almeno un terzo superiore. Noi abbiamo 3 miliardi 521 milioni che corrispondono a un 4,7 complessivo. Siamo cioè a quasi più di mezzo punto, diciamo, percentuale in più. Anche se si depurassero queste risorse del cosiddetto elemento perequativo, del quale, per spiegare che cosa è e quali sono le logiche che lo ispirano, ci vorrebbe un convegno a parte, comunque i dipendenti pubblici percepirebbero in media 100 euro lordi pro capite, circa 3,8%. Quindi bisogna chiedersi come mai ai sindacati, alla controparte, potevano star bene un 3,48 prima e non gli sta bene un 4,07 adesso, per ragionare in termini puramente percentuali. In realtà alla base c'è una delle cause che viene ben esplorata dall'ARAN nelle sue ultime rapporti semestrali sulla contrattazione collettiva, sul costo del lavoro pubblico. Cioè l'inesistenza di criteri di macro-regolazione salariale, di regole condivise per la postazione delle risorse, per l'appostamento delle risorse, criteri che erano stati in passato consegnati agli accordi sulla politica dei redditi, ovvero più umilmente sugli accordi del sistema contrattuale. I primi, come sappiamo, sono costituiti dal famoso accordo Ciampi del 1993, che nel momento in cui abrogava la scala mobile dava il compito di anticipare l'inflazione maturanda al contratto collettivo. Quindi il contratto collettivo si sostituiva alla scala mobile e si organizzava sulla base di quelli che erano i tassi di inflazione programmata. Da un lato si aderiva al principio studiato da Tarantelli, dal grande pensatore, il quale diceva che bisogna agganciare i salari all'inflazione futura, non a quella già maturata, perché altrimenti si crea una spirale, insomma, inflattiva, la famigerata rincorsa dei salari. Dall'altra parte, però, questa inflazione programmata era una variabile obiettiva codecisa dagli attori del sistema economico, che veniva tenuto un po' a ribasso in modo da agire in prevenzione. 15 anni dopo, questo accordo, come sappiamo, fu disdettato e sostituito dal cosiddetto accordo sull'IPCA. Anche in questo caso si adottava un principio di politica salariale d'anticipo, però non si partiva più dall'inflazione domestica, dall'IPCA europeo, quindi un indice più oggettivo, più condiviso. La proiezione triennale, si passa dal biennio al triennio con questo accordo sul sistema contrattuale, veniva effettuata non sulla base dell'inflazione programmata, ma sulla base dell'inflazione attesa, perché in realtà la percezione che si aveva all'epoca è che il TIP, tasso di inflazione programmato, era stato cifrato in una maniera unilaterale e spesso tenuto a ribasso in modo da agire come calmiere dei prezzi. Era una sorta di referente su cui nessuno si riconosceva più. Bene, questo accordo però ha avuto vita breve, anzi non ha avuto alcuna vita, perché è incappato nel blocco della contrattazione collettiva di cui parlavo poc'anzi. Per di più era un accordo caratterizzato da un peccato regionale, era un accordo monco, disgiunto, non vi aderì il maggiore dei sindacati del pubblico impiego, e questo ne è un pochettino, come posso dire, svuotato il collante concertativo,
per cui finito il periodo di sperimentazione quadriennale non è stato più riproposto e il sistema si è trovato senza regole. Nel triennio 2016-2018, quello del 348, questa cifra è stata preceduta da un accordo con le parti sociali, ma è un accordo che non corrisponde a nulla. Il 348, se noi andiamo a vedere, non corrisponde all'inflazione cumulata del periodo di blocco della contrattazione, che era complessivamente dal 2001 al 2009, chiedo scusa, era dal 2010 al 2015 più il 2016, 2017, 2018, cioè tutto l'arco preesistente era circa del 9,5%. Se ci limitiamo invece al triennio 2016-2018 era di circa del 2,5%, quindi è una contrattazione libera. In questo triennio in cui l'accordo con le parti sociali non è avvenuto, non c'è stato neanche accordo sulle risorse disponibili, benché siano superiori. Che significa questo? Che si è riproposto un modello in cui le parti sociali, i sindacati, contrattano direttamente col governo l'allocazione delle risorse disponibili, con due conseguenze. La prima è la ripoliticizzazione della contrattazione collettiva. Nel 1993, all'alba della cosiddetta privatizzazione, si costituì l'ARAN come agente tecnico che doveva proprio evitare questo tipo di contrattazione centralizzata, doveva impedire i guasti più evidenti di carattere elettoralistico clientelare che erano avvenuti durante la legge quadro. Io ricordo ancora uno scritto illuminato ed illuminante di Umberto Romagnoli, aveva un titolo che era tutto un programma, si chiamava Dal disastro verso l'ignoto. In questo saggio lui a un certo punto diceva: i ministri politici sono assolutamente non propensi a pronunciare dei no impopolari nei confronti di una massa di dipendenti che sono anche elettori, per cui era chiaro che in quel contesto la contrattazione diventava tutta politica, uno scambio fra risorse contro consenso politico elettorale. Quindi la politicizzazione della contrattazione collettiva è fuori il sistema della privatizzazione. In secondo luogo si svuota l'ARAN. L'ARAN già c'ha un problema di partenza, cioè nel senso che nel settore privato sappiamo che le risorse che si mettono in gioco sono l'esito di un negoziato, nel settore pubblico sono preconosciute, in questo caso diventano preconosciute e precontrattate, per cui in realtà una contrattazione si svolge sulla testa e sotto i piedi dell'ARAN. Sulla testa, quando si tratta, vengono in gioco i ministri politici in questi accordi sulle risorse che adesso sono a base libera, non sono neanche più agganciati a dei criteri macroeconomici e di macroregolazione salariale. Ai suoi piedi si svolge la contrattazione di secondo livello, che come sappiamo, soprattutto nel primo decennio del secolo, era diventata anche una contrattazione adespota, perché pescava risorse dai bilanci, oltre che quelle che derivavano dagli stormi previsti dal contratto nazionale, e le redistribuiva spesso senza nessun riferimento agli andamenti macroeconomici anche del settore privato, fino a determinare quei fenomeni di slittamento retributivo, di asimmetria. Basti insomma pensare ai calcoli sulle retribuzioni di fatto che vennero presentati all'epoca dall'ARA, che evidenziavano questa accelerazione sconosciuta al settore privato e che ha motivato nella stagione della spending review quelle politiche draconiane e anacronistiche, mi permetto di dire, per cui le risorse per il contratto integrativo, a prescindere da tutte, sono cifrate in un ammontare storicizzato a una determinata data dalle quali non ci si può più discostare. Si tratta ovviamente di un anacronismo, ma che ci porterebbe a fare un altro tipo di discorso, ma che un giorno andrà pur fatto, perché non si può continuare con un sistema che sterilizza quella che deve essere la leva, che poi è una delle leve più importanti per la vita delle amministrazioni, specialmente quelle virtuose e che vogliono fare degli investimenti organizzativi e che non possono farlo. Vado a concludere. Quindi senza accordo non ci si siede, ma questo accordo, come dicevo prima, è un accordo perplesso, perché non si collega
a nessuna grandezza di carattere macroeconomico, ma bensì alla capacità di pressione dei sindacati e alla permeabilità degli esecutivi. Un accordo, un nuovo accordo sulle regole va fatto quindi? Io penso che forse è il caso di iniziare a pensarci, ma quello che sappiamo è che non può essere un patto come quei due che ci lasciamo alle spalle. Come cercavo di spiegare prima, l'accordo Ciampi sostituì la scala mobile con il contratto nazionale di categoria, era il contratto che doveva indicizzare i prezzi, i salari e i prezzi, per cui il contratto collettivo nazionale aveva il compito di incrementare il salario nominale, senza incrementare quindi il potere d'acquisto, ma mantenerlo costante. Ma i salari avevano un altro tipo di possibilità di crescere, quello che derivava dalla contrattazione di secondo livello, la contrattazione aziendale. Le imprese redistribuivano tutti gli utili di impresa fra coloro i quali contribuivano a formarli. C'era all'epoca l'idea di un'alleanza virtuosa e neutra agli effetti inflattivi fra imprenditore e, diciamo, lavoratori, perché entrambi avevano l'interesse a cooperare per il raggiungimento dei migliori risultati di impresa, perché ci lucravano entrambi. Tuttavia, questo tipo di schema, che in realtà si poggia sulla regola aurea, no? I salari crescono nella stessa misura della produttività, non funziona se non c'è, se la produttività è stagnante e se l'inflazione è piatta. Perché, come accade in questo periodo, in cui si sono verificate proprio queste due condizioni, se l'inflazione è stagnante, la produttività è piatta, non c'è nulla da redistribuire a livello del centrato e non c'è nulla da recuperare a livello nazionale. Quindi noi sappiamo di tutto quello che non deve essere il nuovo accordo. Non deve essere un accordo basato sull'inflazione, perché l'inflazione ha cessato definitivamente di essere il cuore della politica dei redditi. Certo, un altro modello va pensato, alcune esperienze interessanti vengono dal privato, penso al patto della fabbrica, per esempio. Però qui c'è un altro rischio, che un'eventuale azione di questo tipo non si può risolvere in una mera di trasposizione di metodologie e sistemi previsti nel sistema privato, trasposti meccanicamente e acriticamente dal sistema privato. È ciò che in passato ha prodotto mostri, penso al tramonto dell'ideologia del New Public Management, ma anche con riferimento allo stesso accordo Ciampi, qui concludo davvero. L'accordo Ciampi che cosa aveva fatto? Aveva previsto un particolare ruolo della contrattazione aziendale che semplicemente non è assimilabile a quella, alla contrattazione integrativa del settore pubblico. La contrattazione aziendale reperisce risorse sul mercato e le redistribuisce, mentre la contrattazione integrativa redistribuisce risorse che non crea. E allora bisognerebbe costruire, come si sta cercando affannosamente di fare, dei sistemi di equivalenza rispetto a un mercato che nelle pubbliche amministrazioni non esiste o comunque agisce in modo completamente diverso. Penso ad esempio all'implementazione dei sistemi di valutazione o a tecniche di valutazione della customer satisfaction. Ma questo è un discorso molto ampio a cui mi rinvio in altra sede e chiudo così sperando di essere stato nei tempi. Grazie. Grazie Valerio, ci hai dato certamente così uno scorcio su quello che è stata, insomma, la contrattazione e come siamo arrivati oggi a questo punto. Chissà cosa si aprirà ora anche con le nuove linee programmatiche che immagino il ministro Brunetta dovrà adottare. Vedremo, lui ha avuto un ruolo così rilevante, insomma, nella contrattazione, anche nel definire alcune linee, la riforma che prende peraltro il suo nome del 2010. E cederei la parola al professor Antonio Bartolini, che, come ho ricordato, è stato anche assessore della Regione Umbria e componente della conferenza. Oggi è rappresentante della conferenza delle regioni in seno al consiglio direttivo di ARAN. Grazie Alessia, grazie per l'invito a Conferenza Regione e anche un grazie per il saluto affettuoso che mi ha fatto Davide Caparini. Vedo anche facce, note
e con cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando, quindi saluto Antonio Viscomi, Antonio Naddeo. E mi congratulo innanzitutto per il titolo. Il titolo è Regioni efficienti verso una nuova contrattazione. Perché in effetti, cosa che poi devo dire molto spesso, mio testimone Antonio Naddeo, discutiamo nel CIC di Aran, è proprio il tema del ruolo della contrattazione per una pubblica amministrazione efficiente. È indubbio che tutta la riforma, e ha fatto bene Davide Caparini a ricordare che oggi, quest'anno, siamo nel ventennale del decreto legislativo 165. La riforma tende innanzitutto a riforma del pubblico impiego, che risale al 93, ma insomma si consolida nel 2001, è tutta innanzitutto rivolta a ricercare l'efficienza della pubblica amministrazione. E oggi proprio, secondo me, siamo in una situazione, come ha ricordato anche Alessia, con un governo e un nuovo ministro che si dovranno porre un problema centrale, perché la ripartenza del paese passa necessariamente da una ricerca di efficienza della pubblica amministrazione. D'altronde, una delle condizioni del recovery plan è proprio quella di ricercare maggiore efficienza, perché nelle raccomandazioni specifiche che vengono fatte ogni anno, negli ultimi due anni, sono stati fatti all'Italia, il tema dell'efficienza pubblica amministrazione è sempre al centro. Allora, interrogarsi il ruolo tra efficienza, regioni efficienti, ma in realtà direi amministrazione efficiente e contrattazione è importante. E proprio da questo punto di vista vorrei riportarvi alcune riflessioni che abbiamo fatto recentemente in CIC, ARAN, e poi con un lavoro informale che stiamo facendo con Pierluigi Mastro Giuseppe, che è quello dell'amministrazione difensiva. Cioè, a mio modo di vedere, ma non, quello che sto riferendo, diciamo, è un punto di vista che è largamente condiviso non solo tra gli studiosi del diritto amministrativo e le organizzazioni amministrative, ma anche, diciamo, nelle ultime manovre legislative. Il tema che oggi preoccupa di più, e devo dire, faccio un inciso che ho anche sperimentato direttamente come assessore regionale, è proprio quello dell'amministrazione difensiva, cioè il problema del blocco della firma. E mi sembra che sia corretto l'atteggiamento che l'ordinamento ha preso nell'ultimo periodo e che ha superato una stagione che secondo me non ha portato a risultati positivi. Cioè, negli ultimi 20 anni, non solo il decreto legislativo 165, ma tutta una serie di riforme hanno sempre di più spinto sulla responsabilizzazione della dirigenza come leva per l'efficienza. Cosa ha portato tutta questa responsabilizzazione? Ha portato appunto al problema che oggi come oggi un dirigente, prima di firmare una determinazione dirigenziale, ci pensa non una, due, tre, 10 volte, perché i rischi connessi a questo tipo di attività sono enormi. Ed ecco che appunto, fortunatamente dico, c'è stato un mutamento di orientamento da parte del legislatore, che con noto decreto legge semplificazioni del 76-2020 ha agito sotto due versanti, che sono appunto quello di sterilizzare la responsabilità per colpa grave in questo anno di crisi pandemica e quello di riscrivere la normativa sull'abuso d'ufficio. Proprio in occasione di un seminario dove c'era tra l'altro il presidente della sesta sezione della Cassazione Penale, in materia appunto di riforma dell'abuso d'ufficio, mi è venuto in mente, e quindi poi ho fatto un breve intervento che adesso vi riferirò, che comunque non c'è solo il legislatore che va
a incrociare i problemi e le questioni di amministrazione difensiva, ma in un qualche modo, sempre proprio dal vissuto che ho visto, e anche la contrattazione collettiva qualche interferenza sul tema dell'amministrazione difensiva ce l'ha. Perché, come sapete, due questioni che sono fortemente legate al tema del malcapitato che si trova di fronte a un'indagine penale o all'indagine della Corte dei Conti, è quello che si porta dietro, quello delle spese legali. E il tema delle spese legali, che sono ingenti molto spesso, crea naturalmente un effetto panico nei confronti del dirigente, cioè un altro elemento che si aggiunge a quella preoccupazione della firma. Io tante volte devo dire che mi sono incontrato di fronte a dirigenti che erano veramente impauriti innanzitutto dalla problematica, e che è psicologica, indubbiamente su quello si può aprire tutto un dibattito, però impauriti anche da non solo le conseguenze penali e della sentenza, ma anche da tutto quello che c'è intorno, e appunto la difesa legale. Allora, sotto questo profilo abbiamo fatto un approfondimento in ARAN per vedere se nella nuova contrattazione si può dare un contributo. Devo dire che dalla prima indagine che abbiamo condotto, i risultati, ahimè, e qui parlo soprattutto ad Antonio Viscomi, non tanto come studioso, ma come parlamentare, sono il legislatore. Questa è una materia che è fortemente condizionata da misure legislative, sia sotto il profilo della questione assicurativa, che sostanzialmente impedisce una copertura assicurativa al pubblico dipendente che se ne deve fare carico, e questa è un'altra cosa che spesso io ho sentito sia come avvocato sia come assessore, quella appunto del peso, dice, oltre alla responsabilità mi devo pagare anche l'assicurazione. Qui c'è tutta una questione che la contrattazione non può affrontare, ma che andrebbe approfondita, perché probabilmente oggi come oggi, di fronte appunto a questo tema amministrazione difensiva, andrebbe riconsiderato. Poi c'è il tema della refusione delle spese legali in caso di assoluzione. Anche qui abbiamo delle grosse limitazioni legislative, perché è una cosa che parte da lontano, ma che è stata consolidata con il decreto legislativo 174 del 2016, che è il testo unico del processo contabile. Sapete che sostanzialmente, per quanto riguarda la questione della assoluzione da parte della Corte dei Conti del pubblico dipendente, la liquidazione delle spese viene compiuta direttamente dalla Corte dei Conti. Però su questo poi dirò che dal punto di vista giurisprudenziale perlomeno ci sono delle aperture che sicuramente non possono essere poste a carico in questa fase, perché è prematura la contrattazione collettiva, che però, diciamo, danno dei segnali che anche questo problema non è più, diciamo, condiviso come in passato. E sotto il profilo invece della sempre responsabilità di fronte alla Corte dei Conti, ci sono, questo devo dire, delle novità importanti dal punto di vista della contrattazione, che sono state introdotte soprattutto col contratto, il penultimo, quello della dirigenza della sanità, dove ci sono delle disposizioni che vanno a colmare alcune lacune normative e sulle quali si potrebbe poi fare un ragionamento. E affronto quindi questi due profili brevemente. Il primo, quali sono gli scricchiolii che si stanno palesando per quanto riguarda il monopolio che la Corte dei Conti ritiene di avere sulla liquidazione delle spese. Ci sono tre sentenze che vanno ad aprire un varco e che comunque sotto il profilo del rapporto di lavoro sono importanti. Sono una sentenza delle Sezioni Unite, questa un po' datata ormai, la 5918 del 2011, una sentenza del Consiglio di Stato del 2017 che è la 3779 e soprattutto una sentenza recentissima della Corte Costituzionale,
la 189 del 2020, che anche se con il problema crea naturalmente un varco a questo problema. Qual è il punto? Dalla Cassazione del 2011, passando per il Consiglio di Stato, proprio per questa sentenza della Corte Costituzionale, si è fatta una duplicazione del rapporto. Si è lavorato distinguendo il rapporto processuale dal rapporto sostanziale e limitando il potere di quantificazione delle somme da riconoscere come rimborso da parte della Corte dei Conti solo al rapporto processuale, per cui poi per quanto riguarda il rapporto sostanziale, cioè il rapporto di lavoro, da ultimo la Corte Costituzionale, si ritiene che ci sia un autonomo rapporto su cui il dipendente possa far valere nei confronti dell'amministrazione le spese superiori che non sono state refuse nell'ambito del rapporto processuale. Questa è una questione molto importante, anche perché la sentenza della Corte Costituzionale del 2020 riguarda una legge, e qui c'è un problema regionale, o per meglio dire provinciale, perché la legge della provincia autonoma di Bolzano, dell'Alto Adige, in cui la legge autonoma aveva previsto e ha previsto appunto questa totale responsabilità da parte dell'amministrazione alla refusione delle spese, a prescindere da appunto le sentenze contabili, e richiama queste sentenze, diciamo quello che noi tecnicamente chiamiamo il diritto vivente, richiama il diritto vivente costituito dalla sentenza della Cassazione del Consiglio di Stato. Chiaramente, proprio perché è importante, innanzitutto perché riguarda le regioni, quindi questa sede che adesso stiamo affrontando, naturalmente con dei problemi di distinguishing, perché è una sentenza che riguarda una legge di una provincia autonoma, quindi bisognerà probabilmente aspettare altre pronunce che consentano, diciamo, di allargare il perimetro anche a coloro che godono di una legislazione di carattere ordinario come le regioni. Però appunto segnalo che questa è una questione rispetto al tema che è dato regioni, efficienza e quindi amministrazione difensiva, che è molto importante, che quindi anche a livello di contrattazione, ma anche il legislatore dovrà prendere in considerazione. L'ultima cosa che segnalo, su cui appunto poi io non parlo personalmente, chiaramente mi riferisco al presidente, che se no subito mi richiama Antonio Taddeo, parla a titolo personale, degli elementi positivi in questa direzione ci sono nel contratto della dirigenza della sanità, perché c'è un altro buco che in questo momento non è disciplinato né dalla legge né dai restanti contratti, che è l'accollo delle spese in caso di indagine avviata con invito a dedurre da parte della Corte dei Conti, che si conclude già con l'archiviazione. In questo caso molto spesso il mal capitato che si vede archiviare l'indagine e non ha diritto alla refusione delle spese. Il contratto, proprio perché l'area medica è un po' quella più, diciamo, ma non è l'unica, sottoposta alle scosse telluriche, perché lì non c'è solo il problema dell'amministrazione difensiva, ma c'è il tema della medicina difensiva, il contratto ha previsto la copertura anche di queste. Ora questo è un tema che probabilmente potrebbe essere affrontato, ma in generale il mio intervento proprio pone questo interrogativo. Se vogliamo trovare efficienza, la contrattazione si deve anche porre il tema appunto di almeno alleviare le conseguenze di un regime sulla responsabilità che, a mio modo di vedere, ormai è diventato insopportabile. Grazie e un saluto a tutti.
Grazie al professor Bartolini che è ora che ci ha introdotto peraltro appunto anche il successivo intervento. Voglio richiamare quello che prima appunto ha detto anche il presidente del comitato di settore Davide Caparini sull'importanza della sinergia di tutti gli attori istituzionali nel processo di contrattazione, in particolare del ruolo che ha svolto e sta svolgendo ARAN a fianco ovviamente dei datori di lavoro in questo difficile processo. Devo dire che insomma ARAN sin da quando è stato modificato lo statuto all'epoca dell'agenzia e poi anche successivamente sia con durante la presidenza di Sergio Gasparrini e ora durante la presidenza di Antonio Naddeo, c'è stato un rapporto molto stretto con i comitati di settore che si è consolidato e che ha permesso, io credo, di avere una voce unica, autorevole nei confronti appunto anche delle organizzazioni sindacali. Quindi proprio sull'importanza sottolineata dal presidente del comitato di settore della sinergia con ARAN, lascerei la parola appunto ad Antonio Naddeo, presidente dell'ARAN. Grazie, grazie a Alessia per l'invito e soprattutto per aver organizzato, diciamo, un seminario, oltre che per la presentazione del contratto che abbiamo firmato da poco, ma soprattutto per questa tavola rotonda che sta toccando dei temi importanti, no? per il pubblico impiego, per le regioni, ma io direi per tutte le cose che riguardano la pubblica amministrazione in generale. Peraltro, come è noto, abbiamo un nuovo governo, abbiamo un non nuovo ministro della pubblica amministrazione, ma insomma un ritorno di Brunetta sulla pubblica amministrazione. E ovviamente siamo di fronte ad un momento particolare che è quello, diciamo, ancora nell'emergenza Covid, che ha in qualche modo ingenerato una serie di situazioni emergenziali, e soprattutto è quello che questo momento ha lanciato, lo smart working, i temi dello smart working, lavoro agile. Adesso piano piano vedo che anche dal punto di vista comunicativo un pochino si sono messi, non dico da parte, però anche perché poi ci sono una serie di adempimenti in relazione che normativi introdotti dal ministro Dadone che bisogna porre in essere. Perciò non vorrei che si faccia lo stesso gioco che si è fatto nel passato, che poi cambia il ministro e cambia un po' la linea di funzione pubblica. Come è noto, chi mi conosce sa il rapporto che ho con Brunetta, e stamattina, ahimè, sono stato con lui a funzione pubblica, e mi sembra invece, un po' per i consigli che gli sono stati dati anche da parte mia personalmente, che non c'è questa intenzione di rottura, non c'è l'intenzione di una ennesima grande riforma della pubblica amministrazione. C'è l'intenzione di, e mi sembra giusta, di mettere a punto alcuni interventi, io oserei dire anche chirurgici, rispetto a norme già esistenti ma non applicate o applicate male, e soprattutto agire sulle organizzazioni delle amministrazioni, sul capitale umano. Insomma, questa è una cosa che diciamo molti in qualche modo dibattono, no, di questo tema delle risorse umane, ma anche perché nella pubblica amministrazione, io ho fatto un rapido calcolo, in pratica sono andate via 300.000 persone, tutta la PA, compreso forze dell'ordine, comparto sicurezza, insegnanti e via di seguito, sono andate via negli ultimi 3 anni 300.000 persone, e nei prossimi anni, secondo me, più o meno dalle cose che ho visto anche dai dati di ragioneria, altre 300.000 persone se ne andranno. Perciò, diciamo, in un arco temporale che può essere di 6-7 anni, vanno sostituite 600.000 dipendenti, che non è una cosa da poco, considerando che tutta la platea dei dipendenti pubblici sono 3 milioni e 2, questo è un dato al 2018, vuol dire che questo è un intervento importante. Una cosa di cui io sto dicendo e scrivendo molto su questo tema è:
speriamo di non fare l'errore di sostituire quelli che vanno via semplicemente, cioè vanno via 10 persone da un'amministrazione, il turnover, anche se è legato più adesso ad aspetti finanziari, ma per semplificare, il turnover è, mi permette di assumere 10 persone, prendo 10 persone nuove senza sapere neanche bene, diciamo, dove in qualche modo vanno inserite all'interno dell'organizzazione, che professionalità ho bisogno di avere per diciamo mandare avanti quelli che possono essere i progetti, i fondi, il recovery plan, tutte queste cose qui, e faccio una mera sostituzione quasi quantitativa. Ecco, quello che l'errore da non fare è quello che dobbiamo agire sia sull'organizzazione, ma mettere al centro del sviluppo della pubblica amministrazione, del cambiamento della pubblica amministrazione, la politica del reclutamento, che deve essere una politica molto attenta, che molte volte, per quello che conosciamo, nelle amministrazioni non viene fatta con attenzione, cioè vengono messi a bando un certo numero di posti indipendentemente da quella che poteva essere un'analisi vera dei fabbisogni all'interno di quell'amministrazione, e escono fuori dei concorsi che sono poco attrattivi poi, per esempio, per i talenti, no? Molti dicono bisogna reclutare talenti all'interno della pubblica amministrazione, ma molte volte i talenti vanno da altre parti, sono attratti da un altro mondo del lavoro, e perciò su questa fase bisogna porre tantissima attenzione, perciò, e questo riguarda anche le regioni, perciò non parliamo di pubblica amministrazione, un settore importante, diciamo, è quello delle regioni, un settore importante è il Servizio Sanitario Nazionale, che dipende dalle regioni, perciò il cambiamento deve partire dalle persone, il cambiamento deve partire da un reclutamento fatto, diciamo, in un certo modo più attento alle persone e ai giovani che vado a reclutare. E questo, devo dire la verità, anche nelle prime discussioni che così vi dico un po' di cose nuove, nel senso di quelle che posso essere, non è ancora il programma del nuovo ministro, però è un tema che aveva già toccato la Dadone, perciò, diciamo, c'è una soluzione con quello che aveva fatto la Dadone, e in qualche modo Brunetta è molto attento su questo, e soprattutto sul tema dei concorsi. Va cambiato il modo anche di fare i concorsi, perché il concorso come è fatto adesso, soprattutto vi parlo delle amministrazioni centrali, non consente, no, un reclutamento del tipo che vi ho detto prima. In realtà in molti enti locali soprattutto ci sono delle nuove modalità concorsuali, che delle esperienze positive che in qualche modo perseguono questo percorso. Peraltro nel 165 del 2001 si parla, proprio quando si parla di reclutamento, di capacità professionale e di attitudine, cioè il concorso deve consentire di trovare questa, non la competenza in sé, no, la conoscenza giuridica di determinati temi, ma di competenze professionali e di attitudini, cosa che noi nella pubblica amministrazione non valutiamo nel momento del concorso. Poi, per quanto riguarda la contrattazione, noi abbiamo davanti, in realtà siamo nell'ultimo anno del triennio di riferimento, 2019-2021, ma dobbiamo partire con la contrattazione. Non tocco il tema che ha già toccato Valerio Talamo, che secondo me è fondamentale, sulla sorta di un nuovo accordo, no, sui temi del costo del lavoro, come era stato fatto in passato. Uno dei problemi, secondo me, per cui ancora, nonostante le risorse appostate in legge di bilancio, non ci sono segnali, diciamo così, da parte delle organizzazioni sindacali di condivisione per l'avvio delle trattative del nuovo triennio contrattuale, è perché forse manca questa politica di riferimento. Cioè, quando Valerio parlava di un appostamento di risorse che consente un incremento più o meno del 4%, 4,07 quello che è, e che effettivamente rispetto al precedente triennio è un appostamento di risorse tutto sommato importante per il rinnovo contrattuale, però come voi sapete c'è stato uno sciopero alla fine del 2020 da parte di CGIL, CISL e UIL, e ancora c'è un pochino di contrasto. Ora vediamo se ci si può mettere al tavolo. Trovo difficile reperire ulteriori risorse per il rinnovo contrattuale, bisogna trovare
un accordo per far partire questa tornata contrattuale e che investe sia le amministrazioni centrali ma anche le regioni e il Servizio Sanitario Nazionale. Sono contratti molto, molto importanti. Per quanto riguarda la contrattazione in sé, io sono pienamente d'accordo con quello che diceva Cavarini, cioè sull'autonomia, come posso dire, ma per questo c'è stata una modifica normativa a suo tempo e per questo l'ARAN, diciamo, accoglie ad esempio nel consiglio di indirizzo due esponenti del mondo delle autonomie, qui è presente il professor Bartolini per quanto riguarda le regioni e per quanto riguarda, e poi abbiamo anche il rappresentante dell'ANCI e dell'UPI all'interno sempre dell'ARAN, e come loro sanno, ma devo dire come sa anche Alessia, c'è stata sempre una forte collaborazione, innanzitutto da parte mia, come posso dire, perché poi le cose le fanno le persone, al di là delle norme, al di là di tutto quello che può essere l'ordinamento giuridico, ma se c'è la volontà di collaborare, si parte da quello, poi ovviamente se le norme lo consentono, tanto meglio, e le norme ce lo consentono. C'è uno stretto rapporto con il comitato di settore, ad esempio ci siamo nel contratto, quello della dirigenza regioni enti locali, ci siamo incontrati 2 o 3 volte con il comitato di settore, io personalmente, con la presenza anche del professor Bartolini, dove in qualche modo ho cercato di porre le questioni, come posso dire, giuridiche, ma soprattutto che hanno un rilievo politico, perché ci sono all'interno di una contrattazione, e sono state brillantemente risolte, nel senso proprio per questa collaborazione. È una collaborazione che deve proseguire tra l'ARAN e le regioni, ma secondo me anche dall'autorità politica, cioè dal ministro della pubblica amministrazione e le regioni, e ovviamente su questo, diciamo, ci sarà una continuità anche con la linea d'azione dell'ARAN. Quello che vi posso dire, e che l'ha detto oggi anche il ministro Brunetta, è che vuole dare all'ARAN proprio quel ruolo di agente contrattuale, e perciò tutta la parte di contrattazione, non solo quella che in qualche modo viene dalle norme, ma proprio anche a monte, no, della valutazione anche politiche che vengono fatte sulla contrattazione, devono essere fatte all'ARAN, ovviamente con la supervisione da parte del ministro della pubblica amministrazione, fermo restando che i datori di lavoro nelle regioni e negli enti locali sono appunto il comitato di settore, e perciò la collaborazione deve essere piena. Poi, secondo me, io ho sempre l'idea, forse abbiamo iniziato a perseguire questo risultato di una semplificazione del contratto, una semplificazione per esempio dei fondi, e perciò secondo me questo deve proseguire. Noi dovremmo avere, questa era l'idea dei 4 comparti di contrattazione e delle 4 aree. Non è stato perseguito in pieno, perché voi sapete benissimo che poi anche nel contratto della dirigenza delle regioni enti locali abbiamo una parte generale e poi delle parti specifiche per, diciamo, alcune per la dirigenza delle regioni e degli enti locali, la dirigenza cosiddetta amministrativa, poi abbiamo una sezione per la PTA, abbiamo una sezione per i segretari, ma questo vale anche per il contratto dell'area della dirigenza delle funzioni centrali, cioè non c'è più il comparto ma ci sono delle sezioni. Il contratto deve essere sempre più, come posso dire, semplice. Perché? Perché il contratto deve regolare il rapporto di lavoro, quali sono le norme che reggono il rapporto di lavoro, le ferie, i permessi, le relazioni sindacali, e la parte economica, quant'è lo stipendio. Io ho sempre stato dell'idea che la parte accessoria bisogna rimandarla molto alla contrattazione integrativa, molto semplificare dal punto di vista della costruzione di un fondo per l'accessorio, poi è sotto la responsabilità di una regione, un ente locale, di come gestisce quel fondo. Non è facile questo percorso, perché quando noi prendiamo un contratto precedente ci troviamo di fronte a un centinaio di articoli, molto complicato da capire. Uno dei più complicati in assoluto è quello della sanità. Io stesso faccio difficoltà a cercare di comprenderlo, quel contratto, come posso dire, nella sua interezza, perché è un contratto molto specifico, anche se si è fatta un'operazione importante di semplificazione nell'ultima tornata contrattuale. Ecco, però dovremmo proseguire su quella strada.
Poi è ovvio, come diceva Caparini, cioè ci deve essere una minor ingerenza nella fase soprattutto di controllo dei contratti su dei temi che non riguardano in maniera specifica la compatibilità economico-finanziaria, che come sapete spetta al Ministero dell'Economia e poi alla Corte dei Conti. Ovviamente ci deve essere un controllo di legittimità in relazione alle norme che sovraintendono il pubblico impiego, però una volta che un contratto rispetta quella linea, poi entrare nel merito di questioni specifiche da parte delle amministrazioni di controllo, secondo me non ha senso. Perciò l'importante è che il contratto rientri all'interno di una compatibilità economico-finanziaria. Costruire un contratto sul merito, l'ha detto sempre Caparini, sì, però ricordatevi una cosa, il contratto, come le leggi, sono degli strumenti, poi che quelle previsioni contrattuali possano veramente portare a premiare il merito, quello sta alle persone, ai dirigenti che stanno all'interno delle strutture, perciò se non c'è quella volontà non c'è norma che tenga all'interno di un contratto. Cioè la ricerca della produttività, dell'efficienza e di tutto quello che volete all'interno di norme contrattuali è difficile, impossibile. Il contratto deve creare le condizioni, poi il merito, diciamo, la produttività, l'efficienza, lo fanno le amministrazioni, all'interno dell'utilizzo del contratto integrativo. Una cosa noi non siamo riusciti a fare, voi lo sapete benissimo, Alessia lo sa, e chi segue questo tema lo sa, noi i contratti precedenti prevedevano delle commissioni paritetiche per rivedere l'ordinamento professionale. Non ci siamo riusciti perché non è un contratto, non è un accordo, non si capisce quello che è, e i sindacati, secondo me sempre giustamente, perché i sindacati possono chiedere quello che vogliono, poi bisogna vedere se lo ottengono, ma da questo ordinamento professionale non volevano altro che avere soprattutto un beneficio economico legato ad un salto, ad un passaggio che in qualche modo questo ordinamento professionale doveva avere. Si è sprecata un'occasione, perché l'ordinamento professionale, farlo all'interno della contrattazione, delle trattative, cioè quando poi partono i contratti, è praticamente impossibile, perché l'ordinamento professionale è una cosa molto delicata, va analizzata, va studiata e va inserita all'interno poi sì dei contratti. L'occasione delle commissioni paritetiche poteva essere questa qui, ma in nessuna commissione paritetica siamo arrivati alla conclusione. Ed effettivamente un aggiustamento, ecco, diciamo così, ma questo vale anche per il comparto e l'area del, soprattutto il comparto delle regioni e degli enti locali, un'occhiata e una revisione un po' dell'ordinamento professionale sarà necessaria anche su come sviluppare le progressioni economiche orizzontali e cercare di dare anche, come posso dire, un barlume di progressione di carriera all'interno dei nostri ordinamenti, che adesso sono tutti bloccati, non per i contratti ma anche per disposizioni legislative. Ecco, quello che ci aspetta davanti è diciamo intervento sulla pubblica amministrazione, speriamo non legato a leggi, me lo auguro, mi sembra che è condiviso anche dall'attuale ministro, ma più sulle cose da fare, sulle persone, il reclutamento, e il contratto può essere uno strumento utile per diciamo perseguire questa strada, ma non andare oltre quello che deve essere appunto lo strumento di contrattazione, di rapporti con le organizzazioni sindacali. La collaborazione c'è, ci sarà nella fase di costruzione, anche mi auguro degli atti di indirizzo che sono propedeutici per l'avvio della contrattazione. Dobbiamo fare questo benedetto accordo quadro sulla definizione dei comparti e delle aree. Io ho fatto la prima riunione mia, l'aveva già fatta Gasparini, però i sindacati da un certo punto di vista aspettano che ci sia una soluzione politica per le risorse contrattuali. Io penso, non lo so se ci sarà, e dall'altra abbiamo, e voi lo sapete benissimo, il problema della PTA, che è uno dei problemi che ha ostacolato, diciamo, l'accordo quadro del precedente, di questo triennio, ma non si è concluso già con la gestione Gasparini, che ancora
è un problema da risolvere. E speriamo che tutte queste cose si possano risolvere, veramente partire con una nuova contrattazione, anche perché i contratti che arrivano con questo ritardo non creano altro che problemi all'interno delle amministrazioni. Lo immagino, all'interno di una regione, cioè il contratto della dirigenza regioni enti locali arriva praticamente operativamente nel 2021, perché poi l'abbiamo firmato, se non ricordo male, a metà dicembre. Cioè, e perciò 2021 è un contratto che è scaduto nel 2018, voglio dire, bisogna mettersi a paro, come si dice in maniera più non un italiano bello, insomma. Comunque, grande collaborazione, e ringrazio veramente Alessia per quello che fa e per lo stretto collegamento che c'è tra l'apparato statale e l'apparato delle regioni enti locali. Poi peraltro io venivo dal Dipartimento Affari Regionali e questa collaborazione c'è sempre stata, diciamo, sia come Dipartimento sia come Conferenza Stato-Regioni. Grazie e ho chiuso qui. Grazie al Presidente dell'ARAN. Beh, insomma, la concertazione, la collaborazione è un valore che deve essere assolutamente perseguito. Grazie soprattutto ad Antonio che ci ha dato anche qualche novità rispetto, diciamo, a quello che sarà poi il lavoro che aspetta appunto il nuovo ministro. Io prendo spunto anche da quello che dicevi tu, cioè del fatto degli errori che non bisogna assolutamente non fare in questa fase, e quindi la necessità di agire per una politica nuova del reclutamento e anche una nuova modalità di organizzazione per valorizzare anche dei profili nuovi nella pubblica amministrazione, di cui c'è molto bisogno sia nelle regioni ma anche in sanità. Insomma, il mondo è cambiato e anche la pandemia ce lo ha dimostrato, io credo, no? Che c'è bisogno. E proprio prendendo spunto da queste due parole, cedo la parola al professor Antonio Viscomi, all'onorevole Antonio Viscomi, componente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, professore ordinario di diritto del lavoro, ma già coordinatore della Commissione Affari Istituzionali della Conferenza delle Regioni. Con piacere le do la parola. Grazie Alessia, grazie dell'invito. Saluto i correlatori. Abbiamo convissuto, diciamo, in Conferenza delle Regioni per un po' di tempo. A me capita spesso di ricordare l'esperienza di un paio d'anni passati in Conferenza delle Regioni come una delle esperienze più formative per la mia storia personale e professionale, e avrei voglia di parlare del ruolo e del necessario rafforzamento del ruolo della Conferenza delle Regioni e del sistema delle conferenze in genere in una situazione molto complicata di governance multilivello, come si usa dire, che questa stagione epidemica ha messo proprio in evidenza nelle sue limiti e nelle sue potenzialità. Ma ovviamente questo non lo posso fare oggi. Io vorrei andare subito al cuore del problema, che è quello della nuova contrattazione, perché Alessia ci ha proposto come tema se stiamo andando, se e come stiamo andando verso una nuova contrattazione. E vorrei in qualche modo prendere spunto dalle parole di Antonio Naddeo, che con molto realismo ha tracciato la situazione, ma anche quelle di Valerio Talamo, che, se ricordo bene, ha detto c'è una contrattazione collettiva che nasce già scaduta, no? Allora la domanda mia è: c'è ancora bisogno di contrattazione collettiva? Cioè, poniamocela questa domanda. C'è ancora bisogno di contrattazione collettiva? Perché noi veniamo da un periodo in cui, da un punto di vista, diciamo, strettamente normativo, abbiamo avuto un congelamento per la crisi epidemica, abbiamo avuto un sostanziale congelamento per la crisi epidemica, ma un precedente congelamento per la crisi economica, no? Lehman Brothers, come era stato detto prima. Abbiamo avuto l'introduzione dell'articolo 40, e non lo dimentichiamo, perché quello, come dire, conforma il sistema con la possibilità dell'esercizio di poteri e di decisioni unilaterali. Allora, da questo punto di vista, io mi chiedo e vi chiedo, abbiamo veramente bisogno della contrattazione collettiva? Perché se la contrattazione collettiva, io la leggo soltanto al salario, se la contrattazione collettiva deve fare i conti con un'inflazione che è piatta, allora la contrattazione collettiva che senso ha? Se la contrattazione collettiva ha come obiettivo principale quello di dettare delle regole di gestione dei rapporti individuali di lavoro, insomma, che senso ha la contrattazione collettiva? Non bastano le regole generali del rapporto di lavoro per governare un rapporto individuale di lavoro?
Cioè, alla fine siamo nati da tutto il sistema di privatizzazione, di contrattualizzazione, è nato con questo tentativo di dare e applicare le stesse regole nel pubblico e nel privato. Beh, se fossero le cose veramente così, allora forse non avremmo bisogno di contrattazione collettiva. Ma le cose stanno veramente così? Dal mio punto di vista, no. Nel senso che è vero che veniamo da una stagione di difficoltà per la contrattazione collettiva che è economica, ma è che è stata anche culturale. La disintermediazione, di questo si è parlato, l'esaltazione del potere decisionale, l'esaltazione delle prerogative dirigenziali e così via. Ma io credo che di contrattazione collettiva noi abbiamo ancora bisogno se nella misura in cui superiamo la prospettiva veramente retributiva, cioè di definizione della retribuzione, e assumiamo una prospettiva di tipo organizzativo, che è poi il cuore dei discorsi che Antonio Naldeo sta facendo ormai da tempo. Cioè la pubblica amministrazione è e deve essere considerata anzitutto come organizzazione, anzi come una pluralità di organizzazione, su questo ritornerò, perché spesso abbiamo un effetto mimetico sulle funzioni centrali anche per le funzioni locali, e produce effetto mimetico che produce una serie di conseguenze negative poi anche sulle funzioni locali. Quindi il primo punto su cui io vorrei rispondere è sì, abbiamo ancora bisogno della contrattazione collettiva, perché la contrattazione collettiva non ha soltanto un dato retributivo, non può essere surrogato dal potere legislativo e neppure dal potere contrattuale unilaterale del datore di lavoro, ma serve per costruire l'organizzazione, è uno strumento per costruire l'organizzazione del lavoro. Da questo punto di vista, però, se mi consentite, andrei subito alla seconda domanda. Che cosa significa una nuova contrattazione collettiva? Ecco, già qui vorrei essere un po' più, diciamo, puntuale, no? Perché generalmente noi distinguiamo tra struttura e funzione della contrattazione collettiva. Generalmente compariamo la contrattazione del settore pubblico con quella del settore privato sulla base di un presunto isomorfismo che dovremmo eliminare, perché non è possibile avere un modello contrattuale unico, unitario, omogeneo tra sistema pubblico e sistema privato per una serie di ragioni che conosciamo. Io credo invece che noi dovremmo iniziare a parlare di sistema contrattuale o di sistema negoziale, non più soltanto di contratto collettivo, perché è lì che poi si scontrano tutte le cose, tutto deve finire in un contratto, tu devi finire un contratto di primo o di secondo livello, e perdiamo di vista che il sistema deve essere costruito come appunto un sistema negoziale. Nella prima parte della mattinata è stato ricordato l'accordo europeo del 21 dicembre 2015, quello che stabilisce il General Framework sulla negoziazione nelle amministrazioni pubbliche, dove si parla di partecipazione e di consultazione. Si danno delle definizioni di partecipazione e di consultazione che Rucco diceva stamattina hanno costruito il modello generale anche per il contratto del 2018, cioè il contratto firmato a dicembre dell'anno scorso. Ebbene, allora iniziamo a ragionare in chiave di sistema contrattuale, a mettere insieme questi tre pezzi, informazione, consultazione e contrattazione, che spesso creano invece il cortocircuito all'interno della realtà abituale, perché vai a fare informazione e ti fermi lì senza poi arrivare alla consultazione o senza arrivare ad una contrattazione di fatto. Questo è un punto centrale sul quale io penso in questo momento abbiamo necessità di ripensare e di ragionare un attimo su come andare avanti. Per cui il discorso che fa Valerio Talamo sul fare un patto generale, un patto della fabbrica, diciamo, replicato, modellato sul pubblico impiego, ha senso se nella misura in cui non riusciamo a costruire un sistema di relazioni negoziali che però sia realmente funzionanti. Non possiamo pensare di creare delle barriere secche, rigide, perché non stanno nella realtà delle cose. La relazione sindacale e le relazioni sindacali all'interno di una pubblica amministrazione, me lo insegnate, si svolgono quotidianamente, non soltanto al tavolo dell'informazione, al tavolo della consultazione, al tavolo della contrattazione. Però questo però significa costruire un modello di negoziazione, di sistema di contrattazione sindacale che noi ancora, per la verità, non abbiamo. Stiamo aggiustando in qualche misura il tiro degli ultimi anni tra informazione, consultazione e contrattazione. Ora, se però parliamo di questa struttura e riusciamo ad intervenire sulla struttura, possiamo ragionare sulla funzione della contrattazione collettiva. E io qui vorrei riprendere l'esempio che stamattina è stato accennato soltanto una volta, ed è quello dello smart working, che secondo me è indicativo di una serie di limiti o di opportunità o di lacune o di opportunità perse all'interno della pubblica amministrazione. La traduzione dello smart working in chiave di diritto individuale
di diritto individuale, perché così è stato trasferito e comunicato negli ultimi mesi, è a mio avviso un gravissimo errore. Certo, ci stanno i lavoratori fragili da proteggere, ci stanno una serie di conciliazione vita-lavoro da fare, lo so perfettamente, ma lo smart working è una modalità anzitutto di organizzazione del lavoro. È una modalità che significa superare il procedimento amministrativo e la logica del procedimento amministrativo, del taylorismo da scrivania, in una logica di processo lavorativo un po' più ampio, un po' organizzata in funzione degli obiettivi. È una modalità di lavoro che deve essere legata al piano della performance in tutti i modi possibili e immaginabili, ma è una forma di organizzazione del lavoro. Non è possibile che lo smart working non entri in qualche misura in un confronto, lo chiamo confronto per essere atecnico, senza dover condizionare per forza le scelte, con le organizzazioni sindacali dell'una e dell'altra parte, cioè datoriali. Io considero l'ARAN l'organizzazione sindacale datoriale, in questo mio discorso ovviamente, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Non si può risolvere il problema dello smart working con una circolare, non si può scrivere, se mi consentite, e su questo poi parleremo del ruolo del legislatore in questa fase, non si può scrivere una norma di legge in cui si dice che devi fare il POLA, poi non ci riesci e allora proroghi il termine della scadenza della formulazione del piano organizzativo del lavoro agile, però se il POLA non c'è, allora se ricordo bene, lavoro agile si applica, perché così è il verbo utilizzato, si applica ad almeno il 30% dei dipendenti. E voi capite che c'era, se ricordo bene, Freud diceva che nel sintomo si nasconde il rimosso. Se io uso il sintomo, cioè si applica, la parola si applica, sto parlando di un istituto giuridico che poco ha a che fare come eco con l'organizzazione del lavoro. Ecco allora che il senso di una nuova contrattazione si ha e si può avere se noi riusciamo a focalizzare il ruolo della contrattazione, le materie della contrattazione sull'organizzazione del lavoro. Ma questo c'è scritto già in quell'accordo del 2015, quando mi si dice che l'informazione deve essere approfondita, in depth, se ricordo bene l'espressione inglese utilizzata, che l'informazione deve essere approfondita per valutare una valutazione approfondita dei possibili impatti, e la consultazione mi si dice che deve essere così chiara da dare la possibilità di influenzare la controparte. Quindi non stiamo parlando di cose da poco, stiamo parlando di informazioni e modalità operative significative. Allora io supererei il discorso del disomorfismo tra pubblico e privato, ma focalizzerei, se mi consentite, la nuova contrattazione per aiutare la regione ad essere più efficiente, focalizzerei questa nuova contrattazione proprio sugli aspetti organizzativi e sull'organizzazione del lavoro, valorizzerei cioè l'elemento partecipativo. Non so se il modello delle commissioni paritetiche ha senso, finora non ha avuto un grande senso, finora è stato considerato come qualcosa di estremamente marginale. Però forse proprio quello è il modo migliore su cui valorizzare la partecipazione delle organizzazioni sindacali. Apro una parentesi, questo significa che anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori devono cambiare cultura e approccio al negoziato nel pubblico impiego, perché non si può ragionare soltanto nella prospettiva dell'indennità o nella prospettiva dell'incremento retributivo e così via, perché abbiamo visto non funziona così. Ma questa prospettiva è ancora più importante se ci mettiamo nell'ottica del recovery plan, cioè del piano nazionale di ripresa e resilienza, che chiede degli interventi o dovrebbe chiedere degli interventi di riforma strutturale nell'ambito della pubblica amministrazione generale, ma in quella regionale e in quella sanitaria in modo particolare. Questo pone anche una domanda tra contratto di primo e contratto di secondo livello. Io condivido in pieno quanto diceva Antonio Naddeo su un primo livello che non può che essere leggero, non può appesantire più di tanto l'attività, deve essere leggero in qualche misura sia come norme sia nella prospettiva retributiva, ma anche nella prospettiva organizzativa, perché questo consente al contratto di secondo livello, però per carità non facciamo che le regole che valgono per il contratto di secondo livello del Comune di Roma valgano allo stesso modo per il comune più marginale della regione più marginale d'Italia, perché questo non può più essere, non funziona così, non può più andare avanti in questo modo. Allora, c'è bisogno ancora di contrattazione? Sì, c'è bisogno di contrattazione. C'è bisogno di una nuova contrattazione? Sì, nella misura in cui Sergio Gasperini, mi pare di vedere il video, quindi consentitemi di salutarlo in modo così veloce e rapido. C'è bisogno di una... Ciao Sergio.
c'è bisogno di una contrattazione di tipo organizzativo? E terza domanda, per costruire un'organizzazione che una contrattazione che guarda l'organizzazione, devo pormi una terza domanda: qual è l'idea di amministrazione che noi abbiamo? Qual è la funzione di questa amministrazione? Consentitemi, posso chiudere ricordando questo benedetto articolo 3 della Costituzione? Posso rivendicare un orgoglio della pubblica amministrazione proprio oggi e non a caso sul fatto che la pubblica amministrazione è chiamata a rimuovere gli ostacoli che impediscono quella piena realizzazione della persona umana e quella piena partecipazione dei cittadini alla vita sociale, politica e economica di questo paese? Perché se c'è una cosa che ci lascia in dote questo periodo di emergenza epidemica è proprio il ruolo della pubblica amministrazione, quando altri volevano negli anni passati eliminare la pubblica amministrazione perché considerata soltanto un peso. Il senso del costo, del peso che noi sopportiamo per il costo della pubblica amministrazione sta proprio in questa funzione costituzionale della pubblica amministrazione. Ma detto questo, dobbiamo però riconoscere la pluralità delle pubbliche amministrazioni. Non è più pensabile, non è più possibile che le funzioni centrali continuino ad essere il modello per antonomasia della pubblica amministrazione su cui tutto conformare. Non è così e non lo è da tempo. Però questo significa iniziare a mettere mano sul serio alle riforme organizzative e alla visione dei tanti modelli organizzativi nel pubblico impiego. Vi chiedo solo una cosa, ma il contratto collettivo degli enti locali, per fare un esempio, è in grado di rispondere efficacemente ai bisogni di sinergie organizzative fra gli enti? È in grado di lavorare su una dimensione territoriale e comprensoriale? Io alcuni aggiustamenti sono stati fatti, personalmente ritengo che sia da ripensare questa possibilità di un contratto collettivo territoriale su una serie di elementi, pensando soprattutto ai piccoli comuni, alla sicurezza dei piccoli comuni e tante altre cose su cui ora non mi soffermo. Allora, so di essere stato veloce, ma questa mattinata è stata molto lunga. Ricapitolo semplicemente le cose che volevo dire. Uno, noi abbiamo bisogno della contrattazione collettiva, i lavoratori hanno bisogno della contrattazione collettiva, ma anche i cittadini hanno bisogno della contrattazione collettiva, perché la contrattazione collettiva è uno strumento per dare qualità al lavoro e al servizio pubblico. Per avere una contrattazione collettiva in grado di dare qualità al lavoro e al servizio pubblico, allora consentitemi, abbiamo bisogno di una contrattazione collettiva che superi il mero dato retributivo, il mero dato del recupero delle risorse finanziarie, per guardare all'organizzazione del lavoro in modo particolare, ma l'organizzazione del lavoro, ed è questo il terzo punto e su questo veramente termino, non esiste come modello unico, esclusivo in rerum natura, è un modello differenziato per amministrazione a seconda delle loro attività, della loro situazione concreta, delle loro specificità ordinamentali e normative. Allora questo vuol dire iniziare a differenziare e specificare anche all'interno della contrattazione collettiva gli spazi di flessibilità organizzativa che le amministrazioni possono utilizzare. E forse questo, per chiudere con l'espressione di Caparini che rivendicava una maggiore autonomia, diciamo, delle regioni all'interno del sistema del pubblico impiego, anche attraverso il comitato di settore, credo che sia proprio questo il modo per garantire un rispetto reale delle competenze e dell'autonomia delle singole amministrazioni, quello di consentire alle amministrazioni di operare una loro logica organizzativa autonoma. Termino dicendo un invito che ho già più volte espresso, come dire, all'epoca alla ministra del lavoro precedentemente in carica, l'onorevole Dadone, che bisogna affrontare nell'ambito delle pubbliche amministrazioni il problema dei controlli, che non è soltanto il controllo penale, non è il controllo della Corte dei Conti, sono la sinergia, l'incastro tra controlli interni e controlli esterni, dal penale al MEF, dalla Corte dei Conti al giudice amministrativo, dal giudice civile. Se esiste una ragione che giustifica, che fa comprendere l'amministrazione difensiva, e in questo caso termino con un piccolo, diciamo, dialogo con Antonio Bartolini, è proprio questa incertezza e rischiosità dei controlli che avvengono non in tempo reale ma a distanza di molto tempo e applicano oggi
su norme precedentemente o su situazioni precedentemente definite, logiche maturate, logiche organizzative, normative, economiche maturate negli anni successivi al momento della stessa applicazione. Questo è una spada di Damocle che grava su tutti coloro che lavorano nella pubblica amministrazione. Mi è capitato più volte di dirlo alla ministra precedente, lo ripeterò se si darà il caso e se mi sarà data la possibilità anche al ministro Brunetta attualmente in carica, ma o si affronta questa questione dei controlli nelle pubbliche amministrazioni o anche l'applicazione della contrattazione collettiva produrrà un atteggiamento difensivo. Ricordate tutti, e su questo chiudo, la questione della progressione di carriera, sulla questione sul punto relativo alla selettività, a che cosa significa selettività delle progressioni di carriera. Allora, se vogliamo veramente assicurare alla contrattazione collettiva la capacità di agevolare l'efficienza organizzativa delle pubbliche amministrazioni, anche un quadro chiaro sui controlli può essere, secondo me lo è sicuramente, può essere utile a questo fine. Io finisco qua, avrei voluto dire tante altre cose, ma credo che il tempo sia esso stesso tiranno. Grazie. Grazie, grazie veramente, perché il suo intervento è veramente illuminante e peraltro richiama due questioni importanti, quella della flessibilità, ma soprattutto quest'ultima di cui si parlava, i controlli. La conferenza molte volte, devo dire, ha proposto ai vari governi in carica, almeno negli ultimi 10 anni, a mente mia, una riflessione sul tema dei controlli. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma credo che è una questione necessaria da riproporre in maniera ormai determinante. E non so se c'è qualcuno che vuole fare, visto che ci sono anche i nostri coordinatori, c'è il dottor Lorenzo Broccoli, Renzo Alessi, insomma, componenti del comitato di settore per tanti anni, Francesco Guaglia, se qualcuno di voi vuole intervenire, fare una domanda ai relatori. Altrimenti, insomma, chiudiamo qui oggi questo primo seminario, però con, ve lo dico già, ve lo anticipo, cari relatori, perché l'idea è quella di proseguire un po' in questo ragionamento, prendendo spunto proprio da quelle che sono state le vostre considerazioni e provare a sviluppare, perché ora il comitato di settore dovrà redigere gli atti di indirizzo. Antonio Naddeo ci diceva appunto che dovremo anche se dovrà essere stipulato il CCNQ sui comparti aree di contrattazione, però per il comitato di settore io penso sia importante recepire anche le indicazioni che oggi avete voluto darci. Non so se c'è qualcuno, diciamo, dei nostri colleghi che vuole intervenire. Io vi devo lasciare perché devo fare una cosa con un incontro con Gasparrini. E... Ah sì, salutacelo, peraltro. E grazie per l'invito, e poi sicuramente avremo l'occasione di vederci, collaborare. Grazie a tutti. Certo, grazie Antonio, e grazie anche a Sergio Gasparrini, che peraltro è stato il relatore della certificazione in Corte dei Conti di questo contratto. Ecco Sergio, eccoti qua. Apri il microfono. Vi saluto con affetto tutti, mi fa piacere vedervi. Sì, diciamo, il messaggio dalla Corte è che questo è l'ultimo contratto che verrà certificato positivamente. Ecco, questo ci tenevo a ricordare. Ha fatto di tutto per farlo bocciare, però... Ciao ragazzi, ciao a tutti. So che non è così, grazie Sergio, grazie Antonio. Quindi non so se c'è qualcuno che vuole intervenire. No, allora io direi che ci possiamo lasciare qua. Io ringrazio tutti i relatori, sia della sessione tecnica precedente, e quindi Gianfranco Rucco, e per Luigi Mastro Giuseppe Perlaran, Antonio Gioiosa, Francesco Guaglia, Antonio Cascio, che sono i componenti del comitato di settore, e poi ovviamente i relatori della tavola rotonda, Antonio Bartolini, Davide Carlo Caparini, Antonio Naddeo, Valerio Talamo e Antonio Visconti.
Comi. Vi ringrazio, noi sarà pubblicato, è già ovviamente online sul sito l'estratto della tavola rotonda, lo lasceremo e vi ringrazio e spero insomma di poter continuare questo dialogo ancora. Grazie a tutti.